L'applauso di Cesena del Savio Alessandro Gocciadoro, il vincitore dell'edizione 2018 del Super Frustino. È un momento anche abbastanza lungo che va alla stragrande. Questa non so se è la ciliegina sulla torta, però insomma è una bella soddisfazione. La terza volta che vinci qua. Sì, effettivamente è una gioia diversa, perché i cavalli che alleniamo noi tutti dicono che vanno più forti, quindi li possono guidare tutti, che tutti sono bravi, tutti potrebbero vincere con i miei cavalli, invece vincere con cavalli a caso così è più bello, dai, più emozionante. Ti pesa questa cosa di sentire queste voci per cui il Gocciadoro guidatore è diverso dal Gocciadoro allenatore? No, non mi pesa, no. Non... Sono poi anche una persona che ha tanti altri hobby, quindi non è che guardo solo l'ippica, il mio lavoro, lo cerco di farlo bene. Sono più allenatore che guidatore, però questa manifestazione mi è sempre piaciuta. L'ho vinta 3 volte, quindi vuol dire che anche guidare non sono così male. Anche perché l'hai vinta sì con Undisclosed, però molto ce l'ha messo Stella di Azzurra con quel recupero finale che è stato fondamentale per entrare in finale, per poi tutto l'insieme delle cose, ti hanno lasciato per ultimo a scegliere ovviamente e ti è capitato Undisclosed. Sì, effettivamente Stella mi ha salvato, ecco. Ho perso 2 corse sul palo brutte, secondo me durante la serata, ho cominciato a intervenire alla quarta perché i primi 3 cavalli purtroppo non erano proprio molto in forma. Stella mi ha permesso di andare in finale, poi un po' di fortuna, un po' di bravura, ho vinto la finale. Ho vinto 3 volte sempre col cavallo di mezzo, quindi si vede che c'è un corsi e ricorsi storici.